Radio Radicale, siamo col senatore Rosso di Forza Italia per parlare. È stato proclamato poco fa il risultato delle votazioni sul CDA Rai. Il risultato ha rispettato, diciamo, i patti della vigilia. Un membro della maggioranza, un membro dell'opposizione, credo Marano e Di Maio, se non sbaglio. Alla Camera lo stesso copione, però ci sono state delle evidenti spaccature che riguardano l'opposizione. Com'è andata? Che cos'è successo? Ma diciamo che il grande dibattito, anche se nella prima fase, cioè questa delle elezioni, la vigilanza Rai non aveva ruolo, ne avrà sulla presidenza, però c'è stato un grande dibattito in questi mesi. Ci hanno accusato, l'opposizione ci ha accusato di essere in ritardo su queste nomine. In realtà, appena è stato possibile, l'abbiamo portato in Parlamento, la maggioranza ha dimostrato come sempre di essere coesa. E proprio chi ci accusava di essere in ritardo, eccetera, in realtà si è spaccato. Si è spaccato perché l'opposizione aveva ventilato l'ipotesi che la maggioranza non volesse cambiare la legge, poi perché c'è tutta una vicenda legata al Media Freedom Act europeo e dovremmo adeguarci, abbiamo 10 mesi di tempo. E noi proprio in vigilanza Rai questa settimana, proprio io ho annunciato che qui al Senato verrà incardinato martedì, verranno incardinati martedì tutte le proposte di legge che riguardano appunto la riforma, una nuova riforma della Rai. Tra l'altro, l'ultima legge è stata fatta da Renzi PD, no? E quindi non ci piace neanche Che oggi non tanto. ha votato. Che oggi non ha votato, tornando proprio direi ormai nel campo più che largo, nel campo PD che torna. Però quello che si Ma vede è la è vero che spaccatura. vuole entrare nel PD o è una voce? Ma No, 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 vabbè, ok, diciamo, io non lo so, però non è che secondo me non rimangono molte alternative a Italia Viva dopo il risultato europeo. Tornando alla questione della Rai, noi incardiniamo quindi questa cosa, quindi no, non c'è più motivo di far polemica, eppure il PD sta fuori. Sta fuori, io penso, perché diciamo, da domani comincerà un fuoco di fila da parte del PD per dire che con la nuova legge che verrà approvata, magari tra 6 mesi, eccetera, decade questo CDA. Ecco perché probabilmente hanno voluto starne fuori. Questo non è vero, perché ovviamente sarà la nuova legge che determinerà quando entrano in vigore eventualmente nuovi metodi per l'elezione del CDA, ma la legge deve essere molto più ampia, deve vedere molto di più quello che dovrà essere l'evoluzione dell'informazione, della funzione pubblica anche della RAI. Quindi, insomma, sono partiti per dire che eravamo spaccati noi e che non arrivavamo al dunque e sono finiti per spaccarsi loro. È stata una battaglia di poltrone o di presidi democratici, come direbbe Conte? Ma io non sono mai d'accordo sulla questione di definire battaglie di poltrone. È evidente che in una RAI che deve fare servizio pubblico ci sono diverse idee di come deve essere e il Consiglio di amministrazione è il luogo più appropriato in cui tutte queste idee sono rappresentate. Tant'è vero che nel momento in cui il PD e Italia Viva sono stati fuori, diciamo, dal Parlamento, l'opposizione si è organizzata, cioè chi ha partecipato, tant'è che vengono eletti due esponenti, uno dei 5 Stelle e uno di AVS, quindi in realtà l'opposizione ci sarà e porteranno le loro istanze. Io ritengo che non partecipare non porti mai bene alla democrazia. Certo, c'è un risultato politico da parte di Renzi che ha fatto vedere che, insomma, non si capisce se il PD è andato dalla sua parte o lui si è aggregato al PD, però, insomma, l'ha sorpresa un po' a vedere questa accoppiata. Beh, io a me non sorprende più nulla riguardo a Renzi, perché Renzi, come dire, ha già cambiato indirizzo tante volte. Questa volta evidentemente sono stati fuori, non si è capito bene perché. Mi spiego meglio. Le persone che sono state fuori, quindi Renzi e il PD, sono i partiti, perché una volta c'era solo il PD, che hanno fatto l'ultima normativa sulla RAI, che adesso vogliono abolire. E sono stati fuori perché non si è abolita prima di votare il nuovo CDA. È un po' strano.
Sì, beh, effettivamente è non si strano. Capisce. Esatto, quindi boh, prove di alleanze, prove di fedeltà, prove di indirizzi, non lo so. Ripeto solo che mi ha stupito Bonelli che ha detto il campo largo non esiste, quindi voglio dire, allora non siamo così matti noi quando diciamo che qualcuno ha detto che è un campo santo più che un campo largo. Vabbè. Allora facciamoci il segno della croce e ringraziamo il senatore Rosso di Forza Italia col quale abbiamo parlato di questa election day per il CDA della RAI in Parlamento. Grazie. Grazie a voi.